crostata con una ganache al cioccolato fondente, che poi è decorata con della panna montata, quindi abbiamo questo contrasto di panna dolce, ganache amara. Una ricetta semplice ma molto sfiziosa, secondo me ci fate una bella figura. Adesso vediamo la grafica con gli ingredienti e dopodiché iniziamo con la preparazione. Ah? Bonolis potrei fare, cioè non potrei sostituire, vabbè, ok. Abbiamo qui quindi burro morbido, cubettoni e zucchero. Iniziamo ad impastare. Andiamo con i tuorli. Adesso in due volte aggiungiamo la farina 00. Trasferisco l'impasto sul tavolo, diamo un'impastatina veloce così. Ok, adesso vediamo che l'impasto è abbastanza omogeneo, quindi si sono legati per bene tutti gli ingredienti. La impellicoliamo e la lasciamo in frigorifero per almeno 2 ore. Pasta frolla fredda, diamo 2 colpi per renderla un po' più plastica. Scandiamo a legnate praticamente. Chiudiamo anche con le mani. Prendiamo un pezzo di impasto, facciamo una palla, la schiacciamo un po' con le mani. Ok, ci aiutiamo con un po' di farina sotto e sopra. Ok, raggiunto questo spessore, 5 mm più o meno. E andiamo a trasferire l'impasto in un anello bucherellato, proprio per crostato. Facciamo aderire per bene l'impasto. Solleviamo un po' la pasta così non si spezza. Con un coltellino andiamo a rifinire il tutto. Buchiamo per bene. Ci trasferiamo in una teglia. Adesso andiamo in forno statico preriscaldato a 190 gradi. Dopo 10 minuti la nostra crostata è cotta. Allora, prepariamo la nostra ganache. Ho riscaldato della panna al microonde, quindi veramente una ricettina velocissima. E buttiamo il cioccolato che ho fatto a pezzettoni, cioccolato fondente. Ci aiutiamo con una frusta. Aspettiamo un po', il tempo che appunto si ammorbidisce per bene il cioccolato, e poi giriamo per bene. Aggiungiamo una noce di burro e la andiamo a mixare con il nostro mini pimer. Abbiamo una ganache lucida. Adesso prendiamo la nostra crostata, la mettiamo in un piatto da portata e la lasciamo ancora nell'anello. E andiamo con la nostra ganache. Ok, adesso andiamo in freezer per una mezz'oretta. Adesso montiamo la panna e ho aggiunto dello zucchero una mezz'oretta fa, così si è sciolto per bene, zucchero semolato. E adesso andiamo a montare in planetari. Ecco qui la nostra crostata, che in realtà poi ha riposato più di mezz'ora. L'ho fatto mezz'ora in freezer e poi un'altra oretta in frigorifero. L'ho sformata, cioè in realtà l'ho sformata per fare una prova, e ho detto poi rimetto l'anello per fare tutta la scena, però non rientrava l'anello, cioè non lo so perché. Ma che bella panna, guarda, c'è qua, cioè spettacolare sta panna. Panna Debbick prima blanca. Non mi paga la Debbick, dovrebbe. Prendiamo la nostra torta, mettiamo uno spuntone di panna sul fondo, che così ci tiene ben ferma la torta. Adesso la decoriamo. Io ora vi faccio vedere il mio decoro. Voi potete fare quello che volete. Lasciate spazio alla vostra fantasia. Ci siamo giunti alla prova dell'assaggio.
Molto buona, t'ho fregato, sì. Dice che dico sempre picciotti buonissima. Ma che ve lo dico a fare? È vero, pure questo stavo pensando. Picciotti mi ricorda le coppe quelle cioccolato e panna. Però più buone, dai, quelle sono, costano 40 centesimi, non ci danno un motivo. Però è molto buona, la consistenza della ganache è particolare, perché non è budinosa, sa un po' di... cioè la consistenza è... della ganache, cioè non so che consistenza ha la ganache, provate a farla per capire la consistenza particolare. La frolla è friabile, croccantina, e poi la panna che dà leggerezza, cioè leggerezza, è sempre piena di grasso e cose, però picciotti è buonissima, se è buonissima che ci posso fare. Comunque picciotti, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video, seguitemi su Instagram e ci vediamo alla prossima, ciao.